Siamo in Piazza del Popolo con Giordano San Giorgi ed Alvio Focaccia. Parte un nuovo progetto, Giordano, uno dei tanti nuovi progetti legati al liscio. Beh, esatto, diciamo che è all'interno di un lavoro che stiamo facendo, che è quello del rinnovamento generazionale, del rilancio del liscio insieme a tanti partner come la Regione Emilia Romagna, che ha avviato questo percorso per il liscio patrimonio UNESCO. E quindi da questo punto di vista sono tanti progetti che sono nati proprio a Faenza, e in particolare credo che questo che uscirà l'8 marzo sia veramente una bomba, nel senso che unisce la comunità faentina grazie a grandi musicisti di liscio, giovani e storici, e a un grande team, quello del team Gresini, che abbiamo l'onore di avere qui a Faenza e che ci porta lustro in tutto il mondo. E Alvio Focaccia è il protagonista di questo nuovo inno già annunciato dal team Gresini. Assolutamente sì, è stata un'intuizione legata, appunto, come diceva Giordano, alla Romagna, terra di musica, terra di motori, e un abbinamento di questo genere mi è balzato in mente, e Giordano era il partner giusto con il quale riuscire a condividere questa esperienza. Il team Gresini è stato entusiasta del progetto e quindi stiamo partendo e siamo molto carichi per l'8 di marzo. E uscirà in tutte le piattaforme e non solo digitali. Una canzone scritta a quattro mani? Una canzone scritta a quattro mani dal sottoscritto e da Claudio Toschi, che è uno storico cantautore faentino, secondo me troppo poco valorizzato rispetto alle potenzialità che ha avuto e avrebbe nella sua carriera, nel suo modo di scrivere. E comunque è stata un'intuizione che al momento ci ha portato grande linfa vitale, ci ha portato grande soddisfazione, e siamo lieti di presentarlo al pubblico, perché ci abbiamo messo dentro tutta la nostra Romagna, tutto il nostro essere faentini. Come si intitolerà? Dai dai Gresini, e speriamo veramente che fischi in curva. L'inno di Gresini, ma tante altre iniziative. Qua si preannuncia un tour per Focaccia e i suoi. Beh, minimo, abbiamo già 2-3 date. Intanto facciamo l'appello: l'8 marzo tutti su Spotify a sentire Dai Dai Gresini, poi sul canale YouTube del Gresini Racing Team, del MEI, per vedere il video che sta venendo veramente molto bene, quindi sarà una sorpresa. E poi ovviamente lo andremo a suonare in giro, sicuramente faremo alcuni eventi come ci ha proposto il team Gresini al Mugello e a Misano, e in più questa canzone diffonderà il brano Dai Dai Gresini e il liscio, uno degli intenti appunto della nostra regione. Abbiamo anche il patrocinio della regione, abbiamo ricevuto il saluto dell'assessore al turismo Andrea Corsini per questa iniziativa. Girerà il mondo perché sarà ascoltato in tutti i paddock del moto mondiale e in alcuni eventi, quindi faremo realmente di nuovo conoscere insieme a Romagna Mia il liscio in tutto il mondo.